Buonasera, da un anno dirigo il TG1, in Italia il TG con la T maiuscola. Oggi il TG1 ha cambiato sigla, studio, e come avete visto avrà un sito internet che farà arrivare nelle vostre case un fiume di notizie. Un TG1 che si modernizza, ma che al tempo stesso è geloso della sua immagine tradizionale, di testata trasparente ed imparziale. Un TG che mai come ora si è posto il compito di accorciare la distanza che spesso divide la realtà virtuale raccontata da una parte dei media e quella che vivono tutti i giorni i cittadini. È il motivo per cui ho scelto di inserire nella nuova sigla, al posto del mondo virtuale, glaciale, che ci ha accompagnato negli ultimi 3 anni, l'immagine reale della Terra, in tutta la sua bellezza. Appunto, il TG1 vuole essere una finestra sul mondo, per permettere a voi telespettatori di guardarlo per quello che è, con i suoi difetti, ma anche con le sue qualità, al netto di patine ideologiche o visioni di parte. Questo vale anche per il nostro paese, un'Italia che sta attraversando un momento difficile e ci chiede sacrifici, un'Italia che ha sicuramente bisogno di grandi riforme e di un profondo processo di modernizzazione. Ma quest'Italia, da molti bistrattata, è lo stesso paese che sta dimostrando di reggere come, se non meglio di altri, l'impatto con la crisi. Le cifre parlano da sole. L'ultimo dato sul PIL fornito da Eurostat ci mette in cima alla classifica europea. Sul piano dell'occupazione, fra i grandi paesi fa meglio di noi solo la Germania. E, notizia di oggi, il dato sulla produzione industriale è il migliore dal 2000. Certo la crisi è drammatica, ma stiamo meglio dell'Inghilterra, della tanto lodata Spagna e distanti anni luce dai rischi di bancarotta della Grecia. Insomma, tra tanti limiti c'è anche un'Italia che funziona. Questa realtà a volte sui giornali è sottostimata e magari, se la racconti accanto alla dovuta denuncia delle disfunzioni e dei vizi italiani, qualche catastrofista di professione ti accusa di essere servile verso questo o quel potere. In realtà è la manifestazione di un pizzico di orgoglio nazionale che manca a troppi nel nostro paese. Eccolo qua, giornalisti coraggiosi. Minzolini dice che lui non ha peli sulla lingua. Si vede che Berlusconi si è fatto la ceretta al sedere. Queste sono cose, vede com'è. E succede, vabbè.